Benvenuti al Teatro Ristori. Questa iniziativa che presentiamo ha come protagoniste la musica e le arti visive, in un connubio molto originale che ci viene proposto da un gruppo musicale, The Framers, che è nato nel 2009 e che ha realizzato a partire dal 2013 tre dischi in cui appunto questi giovani e bravissimi musicisti interpretano, o meglio reinterpretano, alcuni capolavori delle arti visive, soprattutto moderne e contemporanee, ma anche con qualche avventura verso il passato rinascimentale, attraverso un linguaggio musicale. Un linguaggio musicale che tiene insieme la loro solida formazione di base con un tono jazzistico, con improvvisazioni, a volte appunto anche con ispirazioni ad alcuni brani musicali del passato reinterpretati attraverso delle sonorità sperimentali. I musicisti che compongono il gruppo sono Phil Mair, batterista, che però ha anche una formazione storico-artistica, e Andrea Lombardini al basso. In questa occasione abbiamo anche Daniel Bestonzo al piano e alle tastiere. Il primo brano che ci sarà eseguito in questa diretta, in questa live, è ispirato a Kandinsky, a Vasily Kandinsky, il grande protagonista dell'astrattismo d'inizio Novecento, il quale ha elaborato di fatto quello che viene denominato astrattismo lirico. I suoi primi dipinti realizzati in questo stile, in questo linguaggio, sono attorno all'anno 1910. Ma ciò su cui è puntata l'attenzione in questa occasione e nel brano che ci sarà fatto ascoltare tra poco è su un'operazione che Kandinsky fece nel 1928, quando mise in scena come scenografo e regista al Teatro di Dessau in Germania un balletto in cui le musiche erano quelle di un compositore russo, Modest Mussorgsky, il quale aveva composto i quadri di un'esposizione, che sono una suite pianistica poi orchestrata, ispirata a alcune opere d'arte di un amico del compositore, Mussorgsky. Quindi in questo caso abbiamo vari passaggi. Abbiamo il compositore russo di fine Ottocento che scrive una suite pianistica poi orchestrata ispirata a opere pittoriche. Abbiamo poi Vasily Kandinsky che nel 1928 realizza delle opere d'arte che servono, nel suo linguaggio astrattista, a mettere in scena un balletto che parte dalla musica di Mussorgsky. E poi il passaggio attuale, ovvero The Framers, che a partire dal brano di Mussorgsky e ispirandosi al dipinto di Kandinsky ci propongono appunto questa loro nuova creazione che fonde queste diverse suggestioni riprendendo alcuni dei temi di Mussorgsky ma rielaborandoli in una maniera molto originale anche con l'inserzione di temi nuovi. Quindi buon ascolto. Thank you.
Ascoltiamo adesso un altro brano di The Framers, ispirato in questo caso agli orologi molli di Salvador Dalí, un dipinto celeberrimo del 1932 conservato al MoMA di New York. Dalí è uno dei grandi protagonisti del surrealismo, che è l'ultima delle avanguardie storiche d'inizio Novecento. In questo dipinto Dalí ha voluto rappresentare il tempo, che è il tempo del sogno, il tempo della memoria, quindi un tempo nel quale gli orologi, lo scandito ticchettio delle loro lancette, di fatto perde di senso, di significato. Non a caso nell'opera si vedono appunto questi orologi di diversa natura in un paesaggio tra il naturalistico e il surrealista che li accoglie appunto, ma sono degli orologi che si stanno sciogliendo, molli come il formaggio Camembert. Non sono io appunto a volerlo citare, ma fu da lì che appunto interrogato su a che cosa si fosse ispirato appunto per la realizzazione di questo dipinto, citò proprio questo esempio caseario, possiamo chiamarlo. Il tema quindi è quello del tempo, uno dei grandi temi affrontati nel Novecento dai filosofi, dalla scienza, ma anche dalle arti e anche nella musica. Quindi nel brano musicale che The Framers hanno realizzato ispirandosi a quest'opera, anche il tempo è, per così dire, sospeso e crea delle atmosfere che piano piano ci fanno uscire dal nostro abituale modo di intenderlo per immetterci in qualcosa di più profondo e forse anche di più aderente alla realtà effettiva delle cose. La realtà del sogno, la realtà della memoria, quella dell'immaginazione, ma forse anche quella della fisica, visto che appunto il Novecento a livello scientifico ci ha insegnato che il tempo, come noi lo percepiamo nella maniera più consueta, è qualcosa di irreale e di un po' illusorio. Dunque, buon ascolto. Thank you.
Il brano che ascoltiamo ora da parte di The Framers si intitola Sulle punte ed è ispirato al dipinto Prove di balletto in scena di Edgar Degas, un dipinto del 1874 conservato al Musée d'Orsay di Parigi. Degas è uno dei grandi esponenti dell'impressionismo, questo movimento francese popolarissimo degli ultimi decenni dell'Ottocento, più precisamente degli anni 70 e 80, e in questo dipinto Degas appunto rappresenta e figia uno dei temi a lui prediletti, quello delle ballerine. Sono delle ballerine che il pittore, per così dire, spia dal suo palco teatrale prima che entrino in scena, quindi prima che il balletto cominci, e sono ritratte in pose disparate, chi si sta stirando, chi si sta provando alcuni passi, chi sta riposando o è semplicemente in attesa appunto di entrare in scena. Quindi c'è una voluta irregolarità, c'è anche un taglio dell'immagine molto innovativo, fotografico potremmo definirlo, e nell'opera musicale realizzata da The Framers, questa voluta irregolarità è resa attraverso l'adozione di un tempo di 7/4, che per i musicisti vuol dire che è un tempo dispari, è come se alla regolarità simmetrica mancasse un quarto. Si percepirà molto di più nell'ascolto del brano musicale che nella mia spiegazione, però effettivamente è un espediente molto abile, sottile, intelligente appunto per rendere questa voluta asimmetria e irregolarità del dipinto di Degas, che ci vuole restituire in tutta la sua freschezza un momento colto istantaneamente, proprio come avveniva nella poetica dei pittori impressionisti. Buon ascolto. Thank you.
Proseguiamo adesso con un ulteriore brano di The Framers, ispirato a un dipinto di grande importanza, di grande fascino, di Henri Rousseau, detto il doganiere Rousseau, detto così perché la sua professione effettivamente era quella di doganiere. È un'opera del 1910, adesso conservata al MoMA di New York. Il doganiere Rousseau è un personaggio molto insolito, pittore autodidatta e capostipite, possiamo dire, di quella che viene definita oggi pittura naif, pittura ingenua. In realtà si potrebbe più appropriatamente parlare di primitivismo. Non è quindi una pittura così ingenua perché presuppone una consapevolezza da parte dell'artista, però effettivamente il linguaggio, lo stile pittorici vogliono creare un mondo diverso, alternativo, anche in questo caso sognante, ma che ha anche a che vedere forse con la libera creatività dei bambini o con quella appunto ispirata a antichissime rappresentazioni. In questo caso si tratta del sogno di una dama parigina che ispirò l'artista e che appunto immagina in questa sua visione onirica di essere proiettata in una esotica giungla tropicale con un flauto che suona incantando i serpenti. C'è anche qualcosa evidentemente di erotico e non così sottilmente erotico in questa rappresentazione, che comunque ha soprattutto il fascino del mistero e appunto e di questa lontananza nel tempo e nello spazio. Queste atmosfere sono ricreate appunto nel brano di The Framers, che creano appunto questo clima in cui la visione, il sogno di questa dama parigina, spogliata dei suoi abiti, del suo status sociale, si proiettano in un altrove. Il tema appunto dell'essere se stessi, ma in una dimensione di libertà immaginata e forse agognata. Buon ascolto.
In questo live abbiamo adesso un brano di The Framers ispirato a un capolavoro del Rinascimento, il doppio ritratto di Giorgione realizzato attorno al 1502. Opera enigmatica, così come enigmatica è la figura del grande maestro di Castelfranco Veneto, di cui si sa poco in effetti, sappiamo che fu probabilmente il maestro di Tiziano. In questo dipinto, che è conservato a Roma al Museo di Palazzo Venezia, vediamo due giovani che guardano entrambi verso di noi. Uno però ha lo sguardo trasognato, quello in primo piano, mentre il giovane dietro ha uno sguardo più, come dire, più vispo e anche forse ammiccante. Sono state molte le interpretazioni sul significato di quest'opera, anche perché il giovane in primo piano, melanconico evidentemente, ha in mano un melangolo, che è un frutto che è simbolo della malinconia, appunto. Una delle ipotesi più accreditate è che appunto sia un dialogo che ha a che fare con l'amore, un amore che il personaggio in primo piano vive appunto con questo atteggiamento un po' mesto e sofferente, mentre il ragazzo dietro appunto potrebbe commentarlo forse e chiosarlo con una maggiore ironia e un maggior distacco. Altri vi hanno invece visto una contesa d'amore, però il fascino di questo dipinto sta proprio nella sua voluta ambiguità, nel non sciogliere il mistero. The Framers, ispirandosi a questo prezioso, importante dipinto, hanno elaborato un brano musicale che con il loro consueto stile crea, soprattutto all'inizio, un'atmosfera melanconica che però va poi sviluppandosi in un crescendo che però mantiene un'inquietudine di fondo, proprio a rispecchiare l'atmosfera, il tipo di emozionalità che è espressa da Giorgione in questo suo dipinto. Dunque, buon ascolto. Thank you.
Il brano che ascoltiamo ora è ispirato a un capolavoro di Umberto Boccioni, un grande pittore futurista che realizzò questa sua opera nel 1911, Visioni simultanee. Il futurismo, come noto, è un movimento artistico fondato da Marinetti che metteva al centro della propria poetica il tema del dinamismo, il tema della città, il tema della velocità. Ma qui c'è qualcosa di più. Boccioni, possiamo dire, era forse il più profondo tra i pittori futuristi e anche il più consapevole. C'è l'idea che lo spazio, o meglio lo spazio-tempo, siano tutto un compenetrarsi di forze. E quindi nella complessità dell'immagine non c'è semplicemente l'idea di rendere il dinamismo, ma c'è l'idea appunto dello sdoppiamento dell'immagine della donna che sta osservando dalla propria finestra verso la strada. E c'è soprattutto una serie di espedienti pittorici che ci danno proprio l'idea del ribollire delle forze e della materia che agiscono nella realtà delle cose. Sono concetti che appunto la scienza stava allora elaborando, aveva già elaborato e stava ulteriormente sviluppando, e che in maniera molto intuitiva ma con grande acume Boccioni riuscì a rendere in questa e in altre sue opere. The Framers si sono ispirati a questo capolavoro assoluto, che adesso è conservato in un museo tedesco, realizzando un brano musicale che, in omaggio alla poetica futurista, pone al centro il voluto frastuono, detto ovviamente in chiave non dispregiativa ma anzi positiva, della batteria, e anche rendendo l'opera volutamente instabile con un continuo cambio del centro tonale. È un po' come se le tonalità cambiassero in continuazione, così come la realtà muta velocissimamente e come tale è resa nelle opere dei futuristi e in particolare in questa di Umberto Boccioni. Quindi visioni simultanee, dinamismo e una frenesia della vita contemporanea che sono rese perfettamente dall'artista e trasferite dai nostri musicisti in questo loro brano davvero entusiasmante. Buon ascolto.
Siamo ora arrivati ad ascoltare un brano di The Framers ispirato a un dipinto celeberrimo di Gustav Klimt, protagonista della secessione viennese, Giuditta, seconda versione, realizzata nel 1909. È un'opera che si trova a Venezia, a Capesaro, e in effetti il brano musicale di The Framers fa parte, è presente anche nel loro ultimo disco, pubblicato nel 2020, proprio a partire da, basandosi sui capolavori conservati appunto a Capesaro. Giuditta è la protagonista dell'omonimo libro biblico che narra le imprese di questa straordinaria donna che con il potere seduttivo del suo fascino riuscì a carpire la fiducia del generale nemico Oloferne per poi decapitarlo e salvare così il proprio popolo, il popolo ebraico. Però nella figura di questa donna, almeno per come è rappresentata da Klimt nel suo dipinto, convivono evidentemente due aspetti. L'aspetto quello tipico della donna fatale, qui addirittura che mostra il suo seno nudo, ma anche quello mortifero appunto dell'assassina, pura fin di bene, che addirittura nell'opera di Klimt regge con la sua mano che sembra quasi allungata a mo' di artiglio per i capelli la testa del decapitato Oloferne. È un'opera che si sviluppa molto in senso verticale e per corrispondenza nel brano musicale di The Framers abbiamo una maggiore estensione nella durata, nell'estensione temporale del brano, che infatti è il più lungo tra quelli che ascoltiamo quest'oggi. C'è un'ulteriore corrispondenza poi, così come amore e morte, Eros e Thanatos convivono nell'opera di Klimt, così la modalità, il tono maggiore e il tono minore convivono nel brano di The Framers, non con un'ambiguità ma con un continuo trascorrere dall'uno all'altro, dal maggiore al minore, per creare appunto un effetto di instabilità che crea una dialettica tra i due poli opposti che sono protagonisti anche del dipinto di Klimt. C'è poi una coda finale che è, per così dire, un omaggio al potere ammagliante di questo straordinario personaggio effigiato da Gustav Klimt. Vi lascio dunque all'ascolto di questo brano ispirato alla Giuditta di Klimt.